io non ci credevo nemmeno. Eppure lo dicevo sempre che ero quello che ero. Una persona egora. No, no, signore, è troppo. Troppo, poco. Come si fa? Il disegno divino è misterioso, ma è fallibile. E mo' vogliono sapere più voi che la divina provvidenza. Certo. Facitemi capire. La divina provvidenza si avesse pensato e avrà pure nata prova. 11, numero 11. Però non me lo potevo proprio immaginare che mi innamoravo come un moccosiello. Non lo sapevo che si può diventare quello che non si è immaginato. E che ognuno di noi porta dentro di sé un progetto già compiuto da quando è nato. E manco sa dire il suo nome. Soffro per un dolore animalesco. Soffro e non me l'aspettavo. Come l'altra sera quando soffriva Ovecchie più lui soffriva più io mi sentivo mancare il fiato. Il vecchio non si muoveva, era perso a fissare il modello dalla mascella squadrata che volteggiava come appeso a un filo a un paio d'ali trasparenti. Mi è venuta rabbia e ho cominciato a piangere e più piangevo più capivo perché lo stavo facendo. Solo che il cuore mo non ce l'ho più. Essa me l'ha mangiata.